sorvolando sulla indiscutibile avvenenza della mia donna, è vero? Io sarei capace di rimanere in castità assoluta per un tempo illimitato. Come? Come mai? Ma perché la ricompensa che riceverei dal talamo coniugale rimasto pazientemente illibato e privo, diciamo, di distrazioni, ma supererebbe ogni qualsivoglia ricompensa di sensi e di spirito. Ma intendi, mio giovane allievo? Sì. Ti dirò, vedi, adesso per esempio sto cercando di raggiungere il record di 7 mesi. E se tutto procederà per il meglio, tra una settimana potrò cogliere il desiato guidardone. Li capite? Guidardone! Sì, cioè, professore, mi vorreste dire che da 7 mesi voi e vostra moglie... Sì, esatto, come fratello e sorella. Ma tra una settimana scateneremo una tempesta di sensi e tu vedrai che amore in terra mai del mio fu più forte. Ah, sarà un'esplosione, un tripudio, una vera saga del piacere. Tutto si intende nella piena moralità del legame coniugale, tieni a mente, coniugale. Sai, devo confessarti che durante tutta la durata della sperimentazione era lei che mi dava coraggio, che mi sosteneva. Hai capito? Sì. La sera mi diceva: caro, vado a dormire sulla terrazza, così tu non ti distrai ed io potrò lenire i morsi del desiderio di te. Ma capisci? Aveva anche il coraggio di dare ripetizioni al nostro garzone, un giovanotto analfabeta. Ah, quale generosità e che abnegazione, degni di ben altra causa, mio caro allievo. Tutta la notte a ripetere sempre le stesse cose. Non correre, fa piano. Ecco, così ripassala lentamente. Oddio, sto per svenire. Ma la lesione si intende. Ma qualche volta perdeva la pazienza e urlava perfino. Mamma mia, urlava? Ma sì, aveva ragione. Nonostante tutto l'impegno non riuscì ad insegnare nulla a quella rapa. Ah, anima nobile, questa mia compagna tutta dedita al sacrificio. È vero, cara? Dicevo ora al nostro giovane allievo di quella incombenza educativa con il nostro garzoncello. Ma via, Francesco, fu cosa da poco. Durò solo alcune settimane, anche se fu un lavoro molto intenso, molto. Ora saprei fare di meglio, se solo se ne offrisse l'occasione. Insegnare la mia passione più forte e mi sento pronta per educare e coltivare un giovane e tenero Virgulto. E io darò perfino la luce dei miei occhi pur di avere una sola lezione da una simile docente. Ma non serve prostrarsi tanto, mio caro giovane allievo. Ma Candida è così buona, così generosa. Dai. Vedrai che troverà tempo e modo di darti qualche lezione. È vero, cara? Per amor tuo, caro Francesco, farei qualsivoglia sacrificio pur di vederti felice. E mi sembra che il giovane Arnaldo sia impaziente di addentrarsi nei meandri del sapere. La sua grande voglia di imparare poi è condizione fruttuosa affinché progredisca in fretta nello studio delle scienze e dell'anatomia. Ti accorgerai, giovanotto, che sono un insegnante molto severa. Di una severità senza compromessi, una vera furia, una lupa. Ed altrettanto esigente. Tu sapessi quanto. Diglielo, cara, cosa diventi quando tratti della sineddoche, dal greco sin insieme ed eco mai ricevo, E cioè una parte per il tutto, hai capito? Sì. Per esempio, fammi un esempio. Le corna per il cornuto. Ma bravo! E non ti dico cosa diventa con la metafora, una vera furia! Ti consiglio di non contraddirla mai con la metafora! Professore, vedrà,
mi dimostrerò uno studente modello e non mi stancherò mai, e ripeto mai, di essere ubbidiente e remissivo, assoggettandomi a tutto ciò che la mia pedagoga vorrà chiedermi, lo giuro. Bene, 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 bene. Mentre voi prendete accordi per le lezioni, io vado a dare disposizioni per il pranzo ad Attilio. Bene? E un tavolo per due. Francesco? Oh, ma certo, per tre. Ho permesso. Ma che sciocco. E a Felice, ma... a Cuccelli, Fidunelli, tutte carte e 48. Smettila, ti dico, non insistere. Ah, ma canzina Don, non lo vedi che sei rincoglionito completamente? Non ti dico cosa diventa con la metafora. Te le faccio vedere, che metafora ti prepara. Viec, canincipedo, viec. Guarda, statta lo pustato, se no ti belle licenze. Come ti l'hai da te, quando verrai a casa per le ripetizioni, allora sarai tutta un'altra mosca. Vai in pubblico, arcordati di starta lo pustato. Yeah? Sono una femmina sposata e ti la reputazione dalle femmine. Ah, li sacci. Ma chi te crede che sono un dondete come Maretta? Ma non facete, me li potessi pure idea. Allora, figlio Marcumacca, li piccione giovane, ma ben rosolati, piccola cucitella saporeta saporeta, eh? E il ripieno di larde e figatucce, eh? Beh, per lo cuneglie te dico niente, per casaccio che è la tua specialità. Da poside, tammagnieghe, fronne, fiore di calciaspene, bastone di randigne, chissà quant'altra cosa, sarei sicuramente una squisitezza. Vi preme, dia a Rosinel, o cammasse due millette mezz'ove e mezz'acqua, con un bel ragù di papera, consistente, ma non gnacchette. E la papera muta e nel fiore degli anni, Marcumanna? Nel nome di Don Fragì ti serve come un principe di casa Savoia. Ma che ti racconta a te? Ma che ti pita a Matteo? Ma non ci sta la Repubblica? Ma che donne può venire in mente che sono nostalgico? Viva la Repubblica, tiga! E allora ti serve come un presidente della Repubblica Italiana. Ci pensi a signore? A ti, servimi come Don Francesco e avast. Piuttosto lui, fatti onore, che tengo un metito. Chi è? È un giovane studente, figlio del cavaliere de Ruccellis, mio carissimo amico, che me lo ha raccomandato perché lo prendessi sotto le mie cure, essendo il ragazzo alquanto scapestratello. Mia moglie gli darà lezioni di lingua. E signore da contenta? Ma piccane, ma vesa contenta? Ma chi t'ha contati? Non, perché ci se la paia, e lo fuoco, e da posa piccia! Atti, ma che te ne scende? Ma che ci entri mo la paia e lo fuoco? Ma che t'ha solto che tengo lo paiere di andare alla chiesa? Peggio, Don Franci, peggio! La paia è femmina e lo fuoco è maschio, s'appiccia, una fiammeta e arrivederci allo paiere, li capisci mo? A te, io capisci lo latino, capisci lo greco, l'ebraico antico, conosci l'inglese, lo francese e lo tedesco. Leggo correntemente la lingua volgare del 200 e la lingua doc. Ma quanti pirlo scrivi tu? Scusami, ma io ne capisci. Ma che te posso dire, professor? È ad astudi di ciù, è a più profonde. Ma mi faccio meraviglia che non mi capisci. Lo fuoco, lo vuoi, ma se boca. Ma certe volte lo studio è come lo vene, un bof è buono, assì ti imbrighe. Forse voi siate studiate troppe, sicuro? Beve, buonati, soprassediamo. Comunque, è da un po' di tempo che te la vita dice. Si scritte che metterle la vetrene, non ve buone proprio per niente. Ma perché mi dice cucè, Don Franci? Me li scrive la figlia Nicole che studia l'artistica. Ah, guarda, chi le sfumate ora e chi le svolazza? Ma a tanti piace? Ah, ti,
Non è lo stile, cioè lo modo come ste scritte, è quelli che ci ste scritte che sbagliate. Sono una vergogna per un paese di gente colta ed erudita. Che ci state vergognosa, guarda, è tutta roba fresca e genuiene. Atti, si scrive coniglio che la giga e non coniglio senza la giga. No, mo sbisignire. Non mi diciste tu che a Tiglie si scrivai senza la C? Ah va? E io le so cancellate, anche se tutti quanti mi chiamano ancora a Tiglie. Mo mi dici che coniglio c'hai da mettere la G. A te da dicere, o ce le metti o le levi. Attilio non è come pensi tu, eh? Attilio coniglio. E da pu aguati. Le tope di patate in santesimile, eh? Ma che dici? Chi sti dici? Come si dice in dialetto? Li sorgi di patena. In italiano diventa le tope di patate. Ma chi sti dici, professore? Beh. Avanti, continuo a scrivere come ti pare, ma basti che continuo a cucinare come fate fino a mo, Marco Mann, Femma, signore, mettici la panza alla bocca, caloreste ci pensa a Tiglie. Ma arpinsici buono a quelli che ti sono dette, lo poi, lo fuoco, sappiccia! Oh, donna cantita, reverendisco! Buongiorno al figlio del cavaliere. Sapete? Buongiorno Attilio. Buongiorno. Allora Attilio, al tocco vengo con la mia signora per avere, per gustare la tua gastronomia, Marco Mann, La tua arte culinaria. Tocco pure, signora. Tu e mica in davicella, Ma che fiatti? Ma che ti mattete? Ma che ti messo in mente? Ma voi lo siete appena detto? Metti il culo in aria! Che al tocco! Metti al culo in aria che al tocco della mia signora! Ma credai che erano io che ignovo di succite, che ne saggi, Ma che Marianne ne saggi, povero mio! Atti! A mezzogiorno veniamo a mangiare! Ripeti un tavolo di pittrago. Ma che ti cicchetti, ne vedi quando sei pittrago? Questo la paia e lo fuoco e da pusa piccia. Ma è da questa mattina che non fa altro che parlare di paglia e fuoco. Questo benedetto comincia a perdere i sentimenti. Ah, sarebbe una vera perdita per la gastronomia locale. Un vero peccato. Ma no, no. Addie, care professore, che per le grece, lo latene e tante altre cose difficili, però ne vede la paia che ti steppi di fuoco sotto alle pita. So cercate di fare i capelli. A chi ti fatti i capelli, Addie? Niente lo sai,